Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, senza se e senza ma. Non esiste uguali, ragazzi, e lo dice il sottoscritto che le ha provate tutte, spendendo una montagna di soldi da 20 anni a sta parte. Dal 2008 ad oggi ho sposato il metodo dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola di Los Angeles Beverly Hills, della dottoressa Rina Brunini, del professor dottor Michelangelo Garai, i miei maestri, i miei mentori, i miei associati per l'eternità. Oggi rispondo ad una signora che mi parla di vite passate, una signora della Svezia, svedese, che mi scrive: dottore, ma è possibile che nella regressione alle vite passate, perché ho letto un sacco di materiale, anche materiale di Brian Weiss, eccetera eccetera, è possibile che una persona viaggiando nelle vite passate, oltre a trovare la soluzione ai propri problemi, possa trovare anche un'abilità, una capacità, parlare lingue straniere dalla sera alla mattina, oppure diventare un campione nel suo sport in qualsiasi attività? Ecco la mia risposta, vuole sapere cosa ne penso, e questo è valido anche per te che mi ascolti. Molti guru, anche nel mondo dell'ipnosi, molto blasonati, conosciuti in tutto il mondo, affermano che tu, o chi per te, devi avere le capacità di base. E io ci ho creduto per un po' di tempo. Ok? Significa che se tu vuoi diventare come Ronaldo, campione di calcio della Juventus, devi comunque saper giocare a pallone. Bene, io ti posso assicurare, da mie esperienze dirette e indirette, che non stanno proprio così le cose. Cioè, dipende sempre dal subconsciente della persona, da tutto ciò che c'è qua dentro e che è il frutto, il risultato di milioni e milioni, per non dire di più, di generazioni che ti hanno preceduto. Perché i guru, anche del mondo dell'ipnosi, dicono e ripetono che se tu non hai di base quelle capacità non puoi realizzare i tuoi sogni? Perché hanno paura che tu ti disilludi, hanno paura che tu fallisca, hanno paura che, anzi, non hanno fede ipnotica, significa non credono in quello che fanno sotto sotto, perché la verità, ricordatelo sempre, sta sempre 4 domande dopo, ed esiste una verità ed una quasi verità. Molte volte le persone, compreso te, magari ti dai una verità, ti racconti una verità, una storia, ma sotto sotto, se scavi fin in fondo, scopri un'altra verità, che è la vera verità. Per cui io ti posso assicurare che una persona può parlare una lingua straniera dopo una regressione alle vite passate, oppure acquisire una capacità, una qualità, una dote che fino a quel momento non l'aveva, anche dalla sera alla mattina. E ti faccio anche degli esempi, ti do delle prove del 9. Tu sai che in tutto il mondo, in tutte le razze, culture e religioni esistono i miracoli della mente, non i miracoli religiosi. Ci sono laici che sono usciti a salvarsi anche da una malattia molto ma molto grave. È vero o no? Tu basta che vai e ti documenti in tutte le razze, culture e religioni. Ora, siccome l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola non è né religione né politica, quindi non richiede il tuo credo oppure il tuo scetticismo, non gli interessa, devi soltanto seguire le istruzioni alla lettera, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro, anche iniziando da un solo audio MP3 DCS, puoi risolvere il tuo problema atavico che hai da tantissimi anni. Ora, regredendo nelle vite passate, è un'esperienza bellissima. E ci sono state persone che, quando sono ritornate nel qui e ora, nell'ic et nunc, nel momento presente, hanno sviluppato delle capacità che prima non avevano. Ora mi fai la domanda: ma a tutti succede così? Cioè, praticamente dipende dal tuo subconscio, non esiste tutti o nessuno, ognuno di noi è una persona, non è un numero. Quindi io ti potrei dire il 60%, l'80%, come fa anche fanno anche altre discipline, parlano sempre di percentuali, oppure oggi con i vaccini, con il Covid, con il lockdown, tutti ripetono: ah, il vaccino XYZ
copre fino al 78-79%, lo puoi anche contagiare o contagiarti a prescindere dalla mascherina, dal vaccino e compagnia bella. Parlano sempre di percentuali, bisogna capire se tu entri in quel 20%, 21-22%, oppure nel 78-79%. E chi lo può sapere? Il tuo subconsciente, il tuo pilota automatico, il tuo famoso genio della lampada di Aladino. Perché ti racconto ciò? Per farti capire che anche regredendo nelle vite passate, soltanto il tuo subconscio sa se nella vita passata parlavi una lingua XYZ, eri un grandissimo corridore, eri un grandissimo calciatore, chi più ne ha più ne metta, eri un grande luminare della scienza in un'altra vita passata, eccetera eccetera. Ma non lo so io, non lo sanno i guru, lo sa soltanto la tua mente profonda. Quello che ti posso garantire è che regredendo, facendo un viaggio nelle vite passate, tutto può succedere di bello, aggiungo di bello, a parte il discorso risolvere un problema, eliminare un dolore cronico e compagnia bella, ok? Però rifletti un attimo, se tu puoi eliminare un problema incurabile, un dolore cronico, secondo te le altre cose si possono realizzare, sì o no? Beh, la mia risposta è sì, ok? Per cui rispondo a questa signora svedese della Svezia che è fattibile, è fattibilissimo che tu quando ritorni nel qui e ora, nel momento presente, dopo un viaggio nelle vite passate, tu possa avere delle capacità che nella vita presente prima non avevi. È fattibilissimo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, ho visto queste cose anche in altre situazioni, presso altre persone. Funziona, funziona, funziona. Lo so che adesso ti dirai, ma sei pazzo, che cosa dici, che cosa racconti, non è possibile. Invece è possibile, la prova del 9 sono i miracoli, ragazzi. A persone cui hanno dato 6 mesi di vita, se ne sono uscite con il potere della propria mente, anche facendo una regressione alle vite passate. Per cui, di cosa stiamo parlando? Ok? È logico che devi iniziare, devi fare. Poi, se non vuoi iniziare magari con un solo audio MP3 DCS per il tuo problema, per capire cosa hai e cosa non hai, oppure se puoi sviluppare una certa facoltà, allora, come chiaroveggenza, c'è un audio MP3 DCS molto potente dal titolo Chiaroveggenza, che ti fa vedere nel futuro. È il tuo subconsciente che lo fa, che ti fa vedere se segui le istruzioni, ripeto ancora una volta, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro. Bene, siccome ho sospeso al momento le sessioni di ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, unica al mondo, per problemi di tempo e di impegni, perché voglio aiutare più persone possibili e prima non riuscivo, fra una cosa, l'altra e l'altra. Bene, allora puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera professionale con la V maiuscola della tua zona, della tua città, anche se non utilizza il metodo l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, unica al mondo, sederti, chiedere, perché chi domanda comanda, se ha già affrontato casi per il quale tu vai lì, e iniziare e meravigliarti del potere della tua mente, buttando via orologio, tempo, calendario, perché l'ipnosi di CS vera professionale a V maiuscola non richiede il tuo tempo né il tuo credo, ok? Per cui la risposta alla signora svedese, anche a te che mi ascolti, è possibilissimo, a prescindere che tu abbia o non abbia delle capacità fisiche, mentali e spirituali in questo momento. Fattibilissimo, e dipende dal tuo subconsciente, non da me, ok? Dalle tue vite precedenti, dalle tue vite passate. Se l'hai già fatto, lo puoi rifare. Fammi tutte le domande del caso, sappi soltanto che l'ipnosi DCS vera professionale, la V maiuscola, è riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. Visita il sito www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, alla prossima, ciao.